grida al suo ultimo in-store dopo Amici 23, è stato protagonista di una scena diventata virale sui social. Ecco cosa è accaduto. Di tutti i quattro finalisti ad Amici 23 nella categoria canto, compresa la vincitrice Sara Toscano, Mida è sicuramente in questi giorni quello più attenzionato. Esattamente come Holden, ma anche Petit, i fan sono alla ricerca di informazioni il più dettagliate possibile anche per quel che riguarda la loro vita sentimentale. Il ragazzo ha avuto una relazione da favola, poi alquanto burrascosa con la giovane ballerina Gaia. Dopo essersi lasciati, i due pare ci stiano riprovando, siccome lei sta seguendo lui e il suo staff in giro per l'Italia in vista degli in-store. Mida sta ricevendo un affetto davvero smisurato da parte di fan di tutte le età che lo raggiungono per foto e dediche, abbracci e sorrisi a non finire. La giornata di ieri lo ha visto a Torino e, come sempre, sui social del cantante e su X Twitter si sono susseguiti contenuti di ogni tipo con i momenti più belli. La clip di un giovanissimo fan presente è diventata virale e adesso capirete il perché. Mida resta di sasso. L'esibizione di un suo piccolo fan diventa virale. Mida, nonostante i commenti di alcuni dei suoi compagni ad Amici 23, che troppo spesso lo hanno definito freddo e presuntuoso, sta dimostrando di essere l'esatto opposto. Con i suoi fan è gentile e affettuoso, estremamente fisico e alla continua ricerca di baci e abbracci. L'emozione nei suoi occhi è tangibile, e non si tratta certo di una farsa. Dietro alla sua presenza importante e a tratti spavalda, si nasconde un giovane ragazzo meravigliato per tutto quello che gli sta succedendo, e per questo autentico e genuino. Un piccolo fan ieri, quando si è presentato, gli ha rivelato di essere cantante e Mida prontamente gli ha chiesto di cantare. Questo è quello che è successo, e il risultato ha notevolmente colpito i presenti e Mida, che ha poi riproposto il tutto sul suo profilo Instagram. Ha addirittura scherzato dicendogli che se si fosse presentato lui al popolare talent di Canale 5, avrebbe sicuramente vinto. Il video sta facendo il giro dei social e tra qualche anno probabilmente potremmo davvero vedere il ragazzo ad Amici seguire magari le orme di Mida tra qualche anno. Le sue doti canore sono un dono, e se alla sua età è già in grado di impressionare in questo modo, pensate tra un po' di tempo e magari più studio e impegno.